Solo quattro elementi della passata stagione nella nuova rosa del Tolentino per il via della nuova stagione del girone F della Serie D. Novità anche in panchina, dove ad allenare la formazione Cremisi è stato promosso Maurizio Mattoni, mentre come secondo è stato chiamato un ex giocatore Cremisi, Ettore Ionni. Debutto al della vittoria per i padroni di casa contro i biancorossi abruzzesi della Vastese, con pagina anche questa quasi completamente cambiata rispetto allo scorso anno, ma certamente assai più blasonata e ricca di giocatori anche di categoria superiore. Fin dal fischio d'inizio ben 7 under nella squadra di casa, come d'altronde già successo nella gara di Coppa Italia in casa della San Benedettese. Solamente 4 reduci dell'anno passato nella distinta del Tolentino, Salvatelli e Stefoni, in linea difensiva, Mengani e Cicconetti sistemati nella zona di campo più avanzata, entrambe le squadre schierate in maniera speculare con il 4-3-3. Il primo sussulto degli ospiti dopo appena 4 giri di orologio, Maiorano mette al centro, ma gli attaccanti biancorossi non sfruttano a dovere l'occasione createsi. Al 13° sono invece i padroni di casa a collezionare la prima opportunità. L'inzuccata di Domenico Vitiello va direttamente a spegnersi sul fondo. Al 14° viene invece messa alla prova la reattività del portiere locale Simone Moro, classe 2002, che prima respinge la conclusione di Busetto non trattenendo il pallone e poi deve fare gli straordinari per arpionare la sfera direttamente dai piedi di Di Nardo. Al 22° ancora il terminale offensivo ospite Di Nardo prova una rovesciata all'altezza dell'area piccola di rigore e il pallone che si spegne sul palo alla destra di Moro. 10 minuti più tardi i padroni di casa ripartono in velocità, Salvatelli dalle retrovie lancia capitan Cicconetti che fa quasi mezzo campo da solo, accentrandosi sparando però fuori dallo specchio della porta abruzzese. Il risultato cambia al 41°, sempre dalla destra palla di Di Nardo all'incrocio per Busetto che pennella per la testa di Maiorano e che questa volta non perdona e porta in vantaggio la formazione di Ferrazzoli. Nella ripresa il Tolentino parte a testa bassa, all'8° Vitiello, dopo essere entrato in area di rigore, viene atterrato dall'estremo difensore Pittarresi. L'arbitro decide per il rigore in favore dei padroni di casa. Dagli 11 metri Vitiello spiazza il portiere e realizza così la prima rete in maglia Cremisi. Partita che ritrova il risultato di parità, gli ospiti collezionano una grande occasione al 22°, Di Nardo accerchiato da due difensori cremisi trova lo spazio per la conclusione, a portiere battuto il pallone finisce nuovamente sul palo per poi ritornare sul campo di gioco, intorno alla mezz'ora punizione per i locali. Testa di Vitello para Pittarresi. Al 37° Busetti conquista un calcio di punizione da buonissima posizione. L'onere dell'esecuzione a capitan Mattia Altobelli che mette però sopra il montante. Al 39° da sinistra a destra Tankovic apre per Alagia, appoggio per Adorni che però mette tra le mani dell'estremo difensore ospite. Nonostante 7 minuti di recupero si chiude la gara con il risultato di 1-1. Un buon viatico per entrambi le formazioni che muovono così la classifica. Allora, mister Mattoni, buona la prima, tanta emozione per gran parte dei giocatori. Sì, è vero, buona la prima perché affrontavamo una squadra forte, una squadra che ha dimostrato sul campo il suo valore. Dall'altra parte ha trovato una squadra combattiva, una squadra che si sta riorganizzando, ricostruendo, atteggiamento fantastico da parte di tutti i ragazzi, non hanno mollato fino alla fine e magari con un pizzico di fortuna in più l'occasione alla fine poteva regalarci la massima soddisfazione, ma ritengo che sia giusto un pareggio, una bella partita all'esordio, c'è da lavorare ma sono contento. Soprattutto il fatto che la squadra non si è demoralizzata dopo aver subito il gol a quattro minuti dal termine della prima frazione di gioco, testa bassa subito alla ricerca del pareggio nella ripresa. Sono stati bravi, è vero, non hanno mollato, abbiamo avuto delle difficoltà, ci siamo a volte allungati, ma questo è un percorso che siamo solamente ai primi passi e magari dobbiamo migliorare, ma quello che ho visto, come diciamo, è con atteggiamento, voglia di riprendere la gara, voglia di rimanere attaccato alla partita e sono soddisfatto più che altro per gli sforzi che hanno fatto e sono stati, diciamo, parzialmente ripagati. L'alta temperatura ha condizionato un po' la partita, soprattutto sul profilo degli infortuni? Sì, è stato un caldo un po' anomalo, un po' afoso rispetto agli ultimi giorni, ma i ragazzi sono allenati. Penso che la tensione, diciamo, ha fatto un piccolo scherzo, diciamo, ai ragazzi, perché dopo il secondo tempo si sono un pochettino più sciolti, ma va bene così.
Allora, mister Ferrazzoni, 97 minuti ben giocati da entrambe le formazioni che hanno cercato la vittoria e non hanno tirato mai la gamba indietro. Sì, è stata una buona partita. Poi il campo d'erba molte volte è bellissimo, ogni tanto si trova anche un campo d'erba, però quando ti alleni sempre sul sintetico potrebbe metterti in difficoltà. Infatti i primi 20 minuti siamo stati un po' in fatica, però dopo i ragazzi hanno fatto, diciamo, una buona prestazione. E sotto potevamo essere un pochino più precisi e cattivi in alcune situazioni. Ci ha detto un po' di sfortuna sui due pali di Nardo e siamo stati molto molto ingenui sull'azione di rigore, quindi era l'esordio. È una partita difficile perché il Tolentino sapevamo che era una squadra frizzante. Siamo contenti a metà perché siamo consapevoli che poteva essere, insomma, potevamo fare la prima vittoria, però ripeto, dopo c'è stata un'occasione per il Tolentino, quindi se alla fine è uscito il pareggio bisogna accettarlo. Quindi ancora del lavoro per cercare di migliorare la finalizzazione del gioco? Sì, anche dietro dobbiamo stare più attenti, però ripeto, io credo che una squadra che cambia, a parte Altobelli e Sansone, tutti i calciatori, ha bisogno di un pochino di tempo, però l'esperienza che hanno i nostri calciatori oggi non è questione di tempo di lavoro, e oggi potevamo amministrare meglio. Quando siamo andati in vantaggio dovevamo farlo con più capacità, della quale hanno le proprietà i nostri calciatori, e non l'abbiamo fatto. Però ripeto, la prestazione è buona, siamo stati sfortunati, sicuramente dobbiamo migliorare nelle due fasi, ma questo lo sappiamo, e il rammarico è quello che dobbiamo accelerare tantissimo, perché questi sono due punti secondo me che abbiamo buttato, portando sempre il massimo rispetto al Tolentino, perché anche il Tolentino ha creato le situazioni da gol, però credo che se avessimo vinto non c'era niente da recriminare. Accettiamo il punto e da martedì ci rimettiamo sotto a lavorare cercando di ripartire subito, perché il campionato è partito e bisogna cercare di fare punti.